Presidente Raneri, in comune si è discusso qualche ora fa del Castellammare. Torna d'attualità il progetto per il recupero del vecchio albergo. Quali sono le novità e quali sono le prospettive in tal senso? Torna all'attenzione del Consiglio Comunale soprattutto una vecchia idea che riguarda il recupero dell'area e dell'immobile del vecchio albergo Castellammare. Stamattina si è svolta in comune una conferenza dei servizi che è una pre-conferenza per stabilire tempi e procedure. Da questo confronto che c'è stato fra i vari rappresentanti degli enti, ovviamente se l'attenzione si è soffermata sulla peculiarità che ha diciamo, la via Pirandello, zona in cui ricade anche quest'area interessata, con il suo belvedere che si è sempre inteso tutelare come punto panoramico. Detto questo, non si creino illusioni perché questa qua è una, diciamo, è una contrattazione negoziata che approderà poi alla conferenza dei servizi finale con un'idea progettuale che nel suo iter e nel suo percorso verrà seguita. Intanto questa mattina si sono posti dei paletti sulla via Pirandello che è quella di massima tutela. In tal senso il Consiglio Comunale si dovrà pronunciare su un'ipotesi di individuazione delle attività alberghiere che attualmente ricadono sulla via Pirandello, nonché sulle abitazioni o residenze, perché in quella zona, almeno da quello che è emerso stamattina come proposta, sicuramente non sarà consentito nessun cambio di destinazione d'uso per evitare, diciamo, speculazioni. Ecco, il problema sino a questo momento è stato in particolare quello delle volumetrie, mi pare. Sì, le volumetrie sicuramente è un argomento che va affrontato, ma più che le volumetrie sono, diciamo, il mantenimento, come già le ho detto, dei punti panoramici che si godono dalla terrazza Belvedere. In tal senso, ci si è pronunciati anche per trovare una soluzione con un sagome d'ingombro o qualcosa di similare con i fasci laser che di Federing, eccetera, che sono strumenti, diciamo, moderni di urbanistica per vedere l'impatto volumetrico che ha sull'area e se effettivamente andrà a intaccare i punti panoramici. Poi, per quanto riguarda la volumetria, certamente ci sarà una discussione, certamente è un progetto che dovrà andare in deroga agli indici di zona perché, sulla vicenda diciamo, della via Pirandello, vorrei ricordare che il piano regolatore del 76 prevedeva 1,075 per gli alberghi e 0,25 per le residenze. Nel 94 il Consiglio Comunale invece appose un vincolo cautelativo dello 0,001 che praticamente non consente alcuna edificazione. Ma detto questo, diciamo, l'attuale piano regolatore che è a vaglio dell'assessorato al territorio ha congelato questo indice, quindi è questo l'indice che c'è su via Pirandello. Se si vuole recuperare e chiudere, diciamo, questa vicenda, perché sicuramente non depone bene per chi arriva a Taormina, un degrado in quella zona e trovare una soluzione, si dovrà andare a una variante al piano regolatore sicuramente per consentire il recupero delle volumetrie preesistenti. Ecco, mi pare di capire quindi che della vicenda Castellammare si occuperà quanto prima il Consiglio Comunale. Ciò premesso, parliamo appunto del Consiglio Comunale. Diciamocelo francamente, nelle ultime settimane, nel periodo più recente, ci sono state tante troppe liti in Consiglio e poche scelte importanti per la città. E nei prossimi giorni cosa succederà? Ma guardi, io sulle volumetrie
posso rispondere solo esclusivamente sui fatti di competenza del Presidente del Consiglio. Lei sa che la gestione politica della coalizione non appartiene al Presidente del Consiglio. Non ho alcuna difficoltà a dichiarare che in questo momento in Consiglio Comunale ci sono delle rivelazioni, però è altrettanto vero che il Sindaco ha incaricato due persone per sondare se la coalizione che tutti insieme per Taormina ancora regge, ha le caratteristiche di coalizione, se ci sono dissenze eccetera. Certamente non depone bene che su fatti che riguardano attività produttive, così come qualcuno, ma su questo sicuramente vorrei tornare in una discussione più approfondita, perché è facile ribaltare le colpe sul Consiglio Comunale quando in verità le colpe sono da ricondurre a fibrillazione politica. Ecco, mi sia consentita comunque una battuta proprio sul clima politico. Tra maggioranza e opposizione è lontano il vento di pace di fine anno, di fine 2010? Ma io mi auguro che il clima di fine anno 2010, almeno con la Pasqua, si riesca un po' a rasserenare quello che è il clima, perché il Consiglio Comunale ha tanti impegni, tanti argomenti da affrontare che riguardano la città, riguardano la sua economia in un momento delicato, che c'è uno stallo nella crescita, c'è uno stallo in quelli che sono gli investimenti, c'è uno stallo delle attività lavorative. E sicuramente queste sono decisioni di carattere politico che il Consiglio Comunale si deve far carico, e per la rappresentanza che ha, che è nell'interesse della città, gli argomenti che vengono portati a prescindere dalle posizioni politiche, se riguardano e sono argomenti di carattere generale, di pubblica utilità, è opportuno, secondo il mio punto di vista, che quelle che sono le schermaglie, le battaglie di contrapposizione vengono accantonate su questi argomenti e si prendono le decisioni necessarie. Un'ultima domanda la riservo su una delle probabilmente poche strutture che a Taormina in questo momento forse riescono a mettere d'accordo tutti, l'ospedale. Qualche giorno fa un documento piuttosto pesante della FIALS di Messina, anche in questo caso ci sono delle fibrillazioni, e le chiedo se è possibile che nelle prossime settimane il Consiglio Comunale vada in qualche modo ad interessarsi delle prospettive dell'ospedale, dove tra l'altro ricordiamo che c'è anche il Bambin Gesù che è in piena espansione, tra virgolette. Ma guardi, io le dico una cosa, che sull'ospedale sicuramente si tornerà, perché è all'attenzione del Consiglio Comunale una mozione che riguarda questi indirizzi, che non ha trovato assolutamente una sua, un suo iter definitivo sugli indirizzi da dare, perché c'è stato un incontro fra il sindaco e il direttore generale. Certamente l'ospedale di Taormina merita le dovute attenzione, perché questo ospedale, per le sue peculiarità che sono da individuare nelle unità operative ad alta professionalità, necessita della dovuta attenzione. Detto questo, è argomento recente questa presenza del Bambin Gesù, che a mio modo di vedere deve essere meditata, perché dalle notizie che ho io, molto superficiali ma che sicuramente corrispondono alla realtà, mi sembra che il Bambin Gesù sia vuole o quantomeno si prospetta di una chiusura in se stesso, cosa che non è da me condivisa e non credo che sia condivisa dalla politica. Il Bambin Gesù che è arrivato a Taormina farebbe bene a fare nei suoi massimi organi qualche riflessione, perché intanto sicuramente si deve aprire nei confronti delle professionalità che ha al suo interno questo reparto. È un problema di integrazione, quindi? E anche un problema di integrazione con le altre unità operative, perché
si devono mettere in testa questi qua che non sono un satellite a sé stante, ma vivono e cresceranno anche con l'aiuto e la collaborazione delle altre unità operative. Questa occasione di parlare brevemente sull'ospedale di Taormina mi consente anche di fare pubblicamente un saluto affettuoso al professore Morici, che come sappiamo tutti ha superato una fase delicatissima della sua vita, e approfitto di questa occasione per porgere a lui tutta la mia affettuosità, perché io che ho lavorato lì dentro e conoscendo questo professionista sia per le doti umane che per le doti professionali, sono contento di questo risultato di ieri, in cui si chiude una vicenda che sicuramente, come abbiamo sentito tutti, ha commosso da un lato tutti quelli che hanno lavorato e lavorano all'interno dell'ospedale di Taormina, ma io ho sentito dalle dichiarazioni dello stesso professionista una commozione per essersi liberato da questo cappio, e ci auguriamo che anche questa triste vicenda sia stata accantonata definitivamente. Sulle altre questioni, direttore, io penso che a breve dobbiamo intervenire, perché ci sono alcune cosette che dobbiamo chiarire sul piano politico sicuramente, ci sono delle dichiarazioni che necessitano rilasciate di recente da assessori che necessitano di qualche piccola puntualizzazione, quindi io penso di... Ci sarà tempo e modo per sentirsi? Ci sarà tempo e modo per approfondire con i necessari chiarimenti per queste questioni.